siamo qua a Piazza Carlo III, di fronte a Palazzo Fuga, il famoso albergo dei poveri voluto dai Borbone all'inizio del Settecento. Questo edificio, che è certamente l'edificio più grande d'Europa, l'edificio storico più grande d'Europa, addirittura più grande della stessa Reggia di Caserta, ma che è praticamente solo una faraonica costruzione qui nel centro della città, assolutamente vuota, inutilizzata. Questo edificio, col terremoto del 1980, subisce ulteriori danni. Si decise di attivare un cantiere che doveva servire a avviare la tinteggiatura di questo edificio, che oggi vediamo di questo triste colore bianco sporco. Niente praticamente è avvenuto per quello che riguarda gli interventi strutturali annunciati e previsti per il completamento dell'opera, e nel frattempo sono andati bruciati letteralmente i primi 90 milioni di euro, che nessuno ha poi saputo spiegare come siano mai stati spesi. Con il famoso progetto della città dei giovani, di cui tanto si è parlato negli anni scorsi, sono andati bruciati quasi 40 milioni, che sommati ai precedenti 90 fanno la bellezza di 130 milioni di euro, letteralmente andati in fumo per niente. Dentro c'erano i miei suoceri. Mio marito è nato qua dentro. Mio marito ha 65 anni, cioè è nato qua sopra, e sono 65 anni che il contratto non ce l'ha. 4-5 anni fa ci hanno aumentato da 50 euro a 170 euro al mese. I primi tempi ci hanno detto di non pagare, perché sta cosa, cioè, non era normale, anche perché noi non abbiamo contratti. Noi paghiamo come praticamente occupazione di suolo. Qua sopra ci abbiamo le case talmente dell'umidità, non si può stare. Non abbiamo un ascensore. Le persone anziane praticamente non scendono. Gli impianti elettrici non ne parliamo proprio. Cioè, qua non funziona niente. Cadono praticamente gli intonachi da sopra, e all'improvviso dei rumori enormi. Cioè, tu stai in cucina, magari ti puoi trovare un sasso in testa. Qui siamo al Parco Anviteliano, in particolare dietro di me c'è la casina anviteliana, che è il complesso di caccia d'epoca borbonica, e questo è un sito meraviglioso, uno dei tanti siti archeologici e naturalistici di Bacoli, un vero e proprio polmone verde che è abbandonato a se stesso. La casina è stata edificata, pensata a fine Settecento. Da diversi anni a questa parte si sta verificando l'abbandono più totale, una mancata presa di coscienza da parte delle amministrazioni, partendo dal comune, passando per la sovrintendenza e quindi lo Stato. Qui sono stati spesi diversi milioni di euro, 4 milioni di euro per la pista ciclabile che è stata poi abbandonata dal comune, diversi milioni di euro qui per il Parco Anviteliano abbandonato. E questa è la casina, con lavori che sono stati fatti evidentemente male. La cosa più grave è che il comune e la sovrintendenza non abbiano preso coscienza di questo dramma, non hanno fatto ricorso contro la ditta che ha svolto questi lavori milionari con fondi europei. Il Por Campania 2000-2006 è stato utilizzato per, in buona parte per il complesso anviteliano tutto e per l'area del Fusaro. Qui viene aperto solo grazie all'opera di volontari, anziani volontari, a cui va il plauso della città, però restano dei volontari. Io sono volontario, perciò sta aperto, se no qua fosse stato sempre chiuso. Proseramente stiamo noi che l'abbiamo aperto. Noi ci siamo ribellati nel 1978, abbiamo fatto una lotta per far riaprire il parco, e così ci hanno aperto il parco e è rimasto aperto, ci sono i guardiani.
stiamo vedendo Villa del Beff, una delle importanti testimonianze nell'area vesuviana della presenza del sito archeologico, perché queste ville, tutte queste ville dell'area vesuviana che sono sorte tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, sono sorte grazie al ritrovamento nell'area vesuviana delle antiche città romane di Ercolano e di Pompei. La villa è stata edificata nel 1711 dal principe austriaco del Beff, inviato a Napoli dalle truppe austriache, ed è stata edificata per la maggior parte utilizzando materiali e marmi pregiati trafugati agli scavi di Ercolano, e fu acquistata successivamente dai Borbone come residenza marina. Con il passaggio a pubblico accade che la villa viene completamente abbandonata, non viene mai utilizzata dal pubblico, mai né restaurata né utilizzata dal pubblico per nessuna ragione. A tutt'oggi sono fermi i lavori di ristrutturazione della villa. Lo stato è di degrado assoluto e di abbandono. La villa non è, internamente non è per niente percorribile. Negli anni sono crollati tutti i solai e in più è stata depredata della maggior parte delle opere antiche che conteneva. Un crollo dell'ala sud della facciata nord della villa, dovuto all'incuria, al danneggiamento strutturale della villa, nel senso che a parte il maltempo sarebbe successo, insomma, e probabilmente succederà ancora in altre pareti della villa. Il patrimonio culturale nell'area vesuviana è vastissimo e credo che fondamentalmente creare un ente ville per la gestione di queste ville che sono presenti nell'area, che sono più di 122, credo che sia stata solo un'ennesima manovra politica per sistemare persone, ma non c'era effettivamente l'interesse di creare un ente che monitorasse il degrado dei beni e pensasse a delle soluzioni anche alternative di possibili finanziamenti per il restauro delle ville. Questa è un'altra villa appartenente al Miglio d'Oro, era il palazzo della principessa Lancellotti. E 2 anni fa era un palazzo già abbandonato da tempo e chiuso, e 2 anni fa c'è stato un crollo con un cedimento strutturale della parete e del solaio del piano superiore. Anche fa parte delle ville storiche del Miglio d'Oro, è un edificio che risale al XVIII secolo e continuerà sicuramente a degradarsi, e probabilmente crolleranno anche altre parti della struttura.